La professoressa Giusy Disi, nonostante il cognome Disi, che ricorda un'attrice famosa, però è di Augusta, sposata a un nostro stimato professionista, insegna al Ruiz di Augusta, la intervistiamo perché rappresenta l'anello di collegamento fra l'istituto industriale, commerciale in genere, Ruiz appunto, e la casa di reclusione di Augusta Brugoli, o Brugoli Augusta, vabbè, fa lo stesso. Allora, diceva il direttore Gerardi poco fa che lui vuole mettere in luce le cose buone. Una delle cose buone, lo ricordava anche il dirigente scolastico Gulino, è questa attività teatrale che ormai rappresenta una interazione fra detenuti e alunni. Ecco, da quanti anni Esatto. dura questa vostra esperienza? Allora, l'esperienza teatrale che noi conduciamo ormai al carcere, alla casa di reclusione di Augusta da 3 anni, nasce, diciamo, perché si voleva realizzare una forma di interazione tra società civile e casa di reclusione. Nasce come progetto di legalità, perché io insegno diritto e quindi, insomma, mi occupo di quello, mi occupo anche di legalità, e secondo me è importante, si può fare in tutti i modi. Ecco, questa volta è stata una scelta, un po' una sfida, operare in un settore particolare, un po', diciamo, trascurato dal mondo esterno, anche dalle nostre istituzioni. Sappiamo benissimo qual è la situazione delle carceri, i problemi di sovraffollamento, se ne parla fino ad oggi, la Corte di Giustizia europea ci ha richiamato più volte, se non l'Unione europea. Insomma, è una situazione che ormai conosciamo benissimo, e quindi, ecco, nasce da questo, ecco, voler, come dire, fare legalità in un settore che è abbastanza difficile. E devo dire una cosa: è nato come progetto di legalità, è nato per perseguire questi obiettivi di interazione e di supporto, se vogliamo dire, al percorso riabilitativo e rieducativo del detenuto. Però inaspettatamente si è sviluppato, parallelamente, diciamo, a questo progetto, un percorso umano bellissimo che stiamo facendo insieme con i detenuti, che ci ha dato tanto, tanta ricchezza. È come se avessimo scoperto un altro mondo, e questo lo dico non soltanto per noi adulti, noi professori, che scopriamo ogni giorno qualcosa di nuovo in queste persone, veramente, in questa realtà per noi così diversa, ma soprattutto per i ragazzi, perché, ecco, per i ragazzi penso che serva per sfatare dei luoghi comuni, delle conoscenze un po', come dire, rudimentali, ecco, che hanno di questa realtà. Erano molto prevenuti, alcune famiglie non volevano che Ecco, venissero in cioè vorrei carcere. capire, cioè temevano le Temevano famiglie i che detenuti, potessero, ecco, che potessero i temevano. ragazzi subire in qualche modo condizionamenti, Sì, ma anche di ritorsioni, rischiare venendo lì. rischiano. Quindi qualche famiglia, qualcuno comunque, devo dire una minoranza, ci ha detto di no, insomma, che non aveva intenzione di mandare i propri figli. E adesso devo dire che queste persone si sono ricredute, perché i ragazzi hanno, cioè, si è realizzato, diciamo, un rapporto umano che è inaspettato, Ma va al di là, nel senso che c'è un colloquio epistolare, per esempio, allora, domando. epistolare no, perché noi, ecco, non avevo detto che ci occupiamo di 10 detenuti di massima sicurezza. Massima sicurezza vuol dire che hanno delle pene abbastanza lunghe, e poi ci sono anche 2 ergastolani. Quindi voglio dire, è una realtà, ci confrontiamo con una realtà abbastanza dura. Però, ecco, i ragazzi hanno imparato, come dire, a conoscere, ecco, a non giudicare, ecco, io direi a non giudicare questa realtà, e a capire soprattutto, ecco, per i ragazzi soprattutto, capire che il limite tra il bene e il male è molto effimero, molto labile, e basta poco, ecco, per superare quella linea di demarcazione che ci divide, dal mondo, diciamo, delle persone, come dire, che sono fuori da questa realtà, e quelli che delinquono. E quindi, ecco, ha avuto una duplice valenza questo progetto, perché è servito moltissimo, secondo me è educativo, ecco, da non fraintendermi, per i ragazzi, nel senso che loro devono sapere cosa succede nel momento in cui si infrangono le Ecco, regole, nel momento infatti, in cui si questo. va contro le Si viene, istituzioni, o si ecco, agisce con leggerezza, si è ecco. privati della libertà, che è il bene Ecco, fondamentale forse, ecco, dell'uomo, ecco, piuttosto che essere privati della libertà. spiegarlo, io me ne occupo, insomma, spiego Sì, la Costituzione, i valori certo. della libertà, ecco, lì è un campo dove veramente operativo, dove si può capire cos'è la libertà e il suo valore. Grazie alla professoressa Giusy Lisi.